L'Alessandria rispetta i pronostici e batte per 3-0 la Lupa Roma al termine di una partita combattuta e a tratti piuttosto nervosa. Mister Bradia lascia Boccalone in panchina, avanzando Fischnaller accanto a Gonzales, con Nicco largo sulla fascia destra al posto dell'infortunato Marras. Al terzo minuto, prima occasione per i locali, con Piccolo che incorna in un angolo di Fischnaller, ma la sfera finisce fuori. All'undicesimo Fischnaller viene atterrato in aria in modo piuttosto evidente da un difensore, ma il direttore di gara lascia correre. Al dodicesimo Nicco viene falciato nei 16 metri e l'arbitro, solamente dopo la segnalazione del guardialinee, fischia il secondo rigore stagionale in favore dei grigi dopo quello assegnato in occasione della trasferta di Lucca. Dal dischetto si presenta Gonzales che calcia in modo non perfetto, ma il portiere riesce solo a toccare senza però evitare il gol del vantaggio 1-0. L'ex Novara consolida così il primato nella classifica cannonieri, salendo a quota 14 in questa sua straordinaria annata. Al 22esimo i padroni di casa ripartono alla grande in contropiede con Branca che verticalizza per Gonzales, il quale serve sulla corsa Fischnaller, l'altoatesino però calcia di poco al lato con il destro. Al 41esimo si fanno vedere i romani con Mastro Pietro che si gira bene, ma di sinistro conclude alto sopra la traversa. La prima frazione termina senza ulteriori emozioni. A inizio ripresa sono gli ospiti a farsi vedere con una punizione battuta da Ceccarelli che esce al lato, ben controllata da Vannucchi. Pochi istanti dopo i laziali vanno ancora al tiro con Ceccarelli dalla sinistra, ma Vannucchi riesce a respingere. Al 55esimo i Mandrogni si riaffacciano in attacco con un corner battuto da Iocolano che trova la testa del neo entrato Boccalon, ma il suo tentativo viene alzato in angolo da Svetkaskaus. 4 minuti dopo lo stesso Boccalon si gira bene in area, ma in rovesciata non trova la porta. Al 60esimo Boccalon serve Iocolano che mette in mezzo trovando Nicco che di testa non impatta bene e conclude a lato. Al 69esimo i grigi raddoppiano, Nicco ruba palla al centrocampo e si fa lanciare da Gonzales. Bella palla in mezzo per Iocolano che controlla e calcia imparabilmente nell'angolino di destra. Si tratta della quarta marcatura in campionato per il numero 10 che non segnava dalla sfida interna con la Cremonese. Gli ospiti però non mollano e si rendono ancora pericolosi al 74esimo con Corvesi che costringe Vannucchi alla deviazione in corner dopo una bella conclusione dal limite. Sul capovolgimento di fronte Iocolano serve Barlocco che crossa con il mancino trovando Boccalon che colpisce di testa, ma la sfera esce di un soffio. La partita si chiude definitivamente a 90esimo inoltrato quando l'esordiente Aramini, entrato pochi minuti prima, serve un bell'assist per Boccalon che sigla così il 3-0. Arriva così l'11ª rete stagionale per l'attaccante veneto, ora il terzo miglior marcatore del campionato. La prestazione complessiva della squadra piace a Piero Braglia che fa i complimenti ai suoi. Abbiamo fatto anche fatica tra le altre cose perché non eravamo nemmeno brillantissimi, però io devo solo dire grazie a questi ragazzi perciò. L'Alessandria sale ora in classifica a più 10 sulla Cremonese, in attesa della partita di questa sera che vede i Lombardi opposti al Livorno.